Buongiorno a tutti, mi chiamo Deborah e questo è il mio segno nome. Sono sorda, figlia di sordi. Sono la docente del corso Parlare con le mani. A cosa serve questo corso? Innanzitutto a far conoscere il mondo dei sordi, la loro cultura e a diffondere la lingua dei segni. È la lingua che ci serve per comunicare. Se siete curiosi, venite, iscrivetevi. Sono sicura che sarà un'esperienza bellissima per tutti. Per la realizzazione di questo corso dobbiamo innanzitutto ringraziare il Comune di San Benedetto del Tronto, nella persona di Margherita Sorge, per il contributo ricevuto, l'Amplifon e il Cocalos Club, nella cui community siamo appena entrati e che ci ha aiutato ad organizzare questa conferenza stampa e a diffondere la nostra iniziativa. In particolare ringraziamo il presidente Lino Rosetti. Il nostro compito sarà far sapere che voi avete questo progetto attraverso i nostri partner, anche a quelli che in qualche modo riusciremo ad avvicinare. Non solo vi daremo una mano per farlo conoscere, ma lo vogliamo adottare. E adottare non solo lo vogliamo far sapere anche ai nostri partner, perché lo adottino anche loro. E qui in mezzo a voi oggi ce n'è già uno di questi partner ai quali io ho parlato di questa iniziativa e lui con il vero entusiasmo ha detto sì, anch'io voglio partecipare. Sono capace di farmi capire da tutti. Ma sono soprattutto gli udenti ad essere cambiati. Nessuno mi guarda più a bocca aperta. La prima e la seconda edizione di questo corso ha visto numerosi iscritti e questo mi ha emozionato tanto. Voglio dire solo una cosa a tutti quelli che si iscriveranno a questo nuovo corso. Grazie. Ci troviamo con il vicepresidente Gabriele Illuminati, vicepresidente dell'Associazione Sorda Piciana, che grazie alla collaborazione di sua figlia Monica Illuminati ci spiegherà quali sono le caratteristiche di questa associazione. La nostra è un'associazione che nasce principalmente come associazione sportiva, ma che svolge attività a 360 gradi. Le due attività principali sono l'organizzazione dei Giochi Senza Barriere, dello spettacolo teatrale che andrà in scena a settembre e del corso di lingua dei segni, appunto. È un'associazione che non si ferma mai. Ecco, a proposito di questo corso Parlare con le mani, vogliamo dire quali sono gli obiettivi, le finalità e anche le caratteristiche? Allora, la finalità principale è far conoscere il mondo dei sordi agli udenti e facilitare la comunicazione quando una persona sorda incontra un udente. Quali sono le problematiche che un sordo incontra nella sua vita quotidiana in genere? Le difficoltà sono legate principalmente alla comunicazione. Le difficoltà sono legate principalmente alla comunicazione in quanto i sordi, non riuscendo a sentire la propria voce, hanno una voce un po' strana e quindi spesso la comunicazione è difficoltosa. Ovviamente queste non sono problematiche uguali per tutti, sono diverse a seconda del grado di sordità. E questo corso ha proprio l'obiettivo di abbattere le barriere di comunicazione.